Isernia, primo giorno di scuola per il sindaco Ugo De Vivo, visita informale da parte del primo cittadino rimesso in sella dal TAR Molise, prima presa di confidenza con le strutture e le problematiche in corso. Lavoro, giornata di studio per migliorare la formazione in termini di sicurezza, campagna di formazione promossa da Conf Cooperative Molise con l'obiettivo di incrementare il livello qualitativo di approccio a queste problematiche. Termoli, la Edison Petroli verserà 9 milioni di ICI evaso al comune. Lo ha stabilito la commissione tributaria che ha riconosciuto morosa la società che detiene le piattaforme estrattive nelle acque a largo della città adriatica. Lupi ancora KO, ma la squadra c'è. Lega Pro, il Martina passa di misura a Campobasso con un gol di Gambuzza. Rosso-blu sfortunati. Serie D, vincono Isernia e Termoli. L'Agnonese ferma sul pari la capolista San Cesareo. Eccellenza, ok, Boiano e Fornelli. Podismo, oltre 6.000 partecipanti alla 39esima su e giù. Buongiorno e bentrovati con Molise TG. Quest'oggi apriamo la nostra informazione da Isernia. Questa mattina infatti il sindaco Ugo De Vivo è tornato nei suoi pieni poteri a Palazzo San Francesco dopo 5 mesi di commissariamento amministrativo del comune. È iniziata dunque l'era De Vivo. Ci dice tutto la redazione di Isernia. Dopo 5 mesi esatti, Ugo De Vivo rifà il suo ingresso a Palazzo San Francesco. Senza troppi proclami e lontano da occhi indiscreti, si riprende il suo posto, quello che ha dovuto lasciare l'11 giugno scorso, quando le dimissioni in massa dei 17 consiglieri di centrodestra lo fecero cadere. Questa mattina il sindaco De Vivo ha rincontrato il suo staff, che ha diretto soltanto per poche settimane. Baci e abbracci, pochi minuti per salutare chi collaborerà con lui per i prossimi 5 anni, salvo altri colpi di scena, prima di interloquire con il segretario generale Lucia Petti. Hanno conversato una mezz'oretta circa all'interno dell'ufficio del segretario, che ha messo al corrente il sindaco sulle ultime manovre e decisioni affrontate dal commissario Annunziato Vardè. Lo abbiamo atteso, ci aspettavamo entrasse nel suo ufficio per 5 mesi occupato dal commissario per prendere visione dei documenti lasciati sulla scrivania da chi lo ha preceduto, per conoscere cosa ha ereditato. Invece ha salutato tutti ed è andato via per motivi personali, perché i problemi del comune di Isernia tanto sono già noti. Sicuramente De Vivo non dovrà affrontare lo scoglio del bilancio 2011, perché già approvato nel fine settimana dal commissario Vardè e chiuso in pareggio. Resta da risolvere invece il rebus dei 17 consiglieri dimissionari. Verranno sostituiti dai primi dei non eletti del centrodestra o riconfermati. Il prefetto ancora non si pronuncia, bisogna attendere dunque ancora qualche giorno prima di conoscere la composizione del nuovo consiglio comunale. E spostiamoci adesso a San Martino in Pensilis. In questo momento la squadra mobile di Campobasso mi ha notificato un avviso di garanzia per abuso d'ufficio per aver organizzato la Carrese 2012. Questo è il messaggio apparso sul profilo Facebook del sindaco Vittorio Facciolla. Non pensavo di poter vivere simili sentimenti di felicità per essere formalmente indagato e indiziato di reato, ha aggiunto Facciolla sempre sul profilo del social network. Venderò molto cara la mia pelle, quella della Carrese e quella dei sammartinesi, ha concluso. I carabinieri di Sant'Elia Pianesi hanno arrestato una donna di Pietracatella che dovrà espiare la pena di 3 mesi in stato di arresti domiciliari per non aver versato le ritenute previdenziali. A Baranello invece i militari dell'Arma hanno arrestato un 38enne originario di Busso per aver eluso l'affidamento in prova ai servizi sociali. La pena alternativa era stata concessa al 39enne nel 2009 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al via il progetto Cooperare per la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. La campagna di formazione promossa da Conf Cooperative del Molise ha l'obiettivo di formare i giovani per incrementare il livello qualitativo di approccio alle problematiche relative al mondo del lavoro. Vediamo il servizio. Saranno 36 corsi di formazione per avvicinare oltre 500 giovani della regione alle problematiche relative alla sicurezza sul posto di lavoro. L'obiettivo della formazione sarà quello di trasformare l'investimento in cultura della salute e della sicurezza in una risorsa per i lavoratori per l'intero territorio regionale. All'incontro erano presenti i rappresentanti dei centri di formazione che si occuperanno dei corsi per i ragazzi, l'INFDAP per la zona di Campobasso, l'Asia Onlus per quella di Isernia e il Trend per il Basso Molise. Il progetto così articolato
l'altro risponde anche all'esigenza di osservare gli obblighi previsti dal testo unico 81 del 2008. Ma ascoltiamo direttamente le parole del presidente di Conf Cooperative Molise, Calleo Domenico. Migliorare il posto di lavoro significa migliorare la produttività e dare dignità al lavoratore. E certamente in questo momento di crisi economica, dove le aziende e le cooperative hanno difficoltà di investire, è giusto che le organizzazioni facciano il proprio ruolo. Conf Cooperative lo fa attraverso questo progetto che vuol dare a costo zero un servizio che diventa un obbligo per la stessa cooperativa per la partecipazione di gare e mette il lavoratore in sicurezza e lavorare con la massimo rendimento. Per cui io credo che il metodo che Conf Cooperative sta adottando, e cioè quel metodo della rete, debba essere un metodo adottato anche da altri, perché in un'economia così in crisi lavorare insieme significa parlare un unico linguaggio e interloquire con la regione che poi ha l'obbligo di programmare fondi e iniziative. All'incontro ha partecipato anche Filoteo Di Sandro, assessore alla sanità e alle politiche sociali in rappresentanza della Regione Molise, che si è detto molto soddisfatto dell'iniziativa intrapresa. La Regione Molise ha messo delle risorse, ha fatto un bando per promuovere la formazione, l'informazione sui posti di lavoro, e c'è stata questa associazione di cooperative che ha vinto il progetto, e quindi inizia questo tipo di attività. È una cosa estremamente importante, perché formare e informare i lavoratori sul proprio posto di lavoro, cercando di azzerare o comunque diminuire gli infortuni sul lavoro, credo che sia una cosa estremamente importante. E adesso parliamo della Solagrita. L'è iniziata poco dopo mezzogiorno la riunione all'interno degli uffici di Monteverde. Attorno al tavolo il commissario straordinario Danilo Tacchilei, i vertici della GAM e le rappresentanze sindacali. Obiettivo dell'incontro: la decisione sulle modalità e sui tempi per l'affitto del ramo d'azienda Solagrita e soprattutto quella sulla ricapitalizzazione di GAM, che dopo il passaggio dei lavoratori dalla Solagrita alla GAM dovrà provvedere al pagamento delle spettanze ai lavoratori dell'azienda avicola di Boiano. Non basteranno a far fronte a tutte le necessità i 10 milioni di euro stanziati per le aziende molisane che usufruiscono della cassa integrazione in deroga. Se a questo si aggiunge la grave crisi occupazionale che sta interessando tutta la nazione e lo stesso Molise, si capisce come davvero la questione rischi di aprire solchi ancora più profondi nella società civile. Il servizio è di Fabiana Bazia. I 10 milioni di euro che il governo ha assegnato al Molise per sostenere il costo degli ammortizzatori sociali in deroga non sono stati sufficienti a coprire tutti i comparti produttivi, né tantomeno basteranno per l'intero anno in corso. Da tempo ormai i decreti di concessione sono rimasti fermi presso la Direzione Regionale del Lavoro, in attesa di essere definiti. A pagarne le conseguenze più pesanti sono sempre i lavoratori, come ad esempio i circa 150 della Fondazione Giovanni Paolo II. Infatti, per gli infermieri della struttura, a partire da oggi dovrebbe essere attivata la formazione on the job, voluta dalla stessa ex cattolica per arginare la questione della cassa integrazione e dei tagli che hanno interessato l'ente. La situazione sulla quale più volte si è soffermato lo stesso consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Petraroia, che ha sollecitato il Ministero del Lavoro per un'azione di trasparenza. La medesima questione continua ovviamente a interessare anche e soprattutto i sindacati. Sono proprio questi ultimi a fare appello ai parlamentari, soprattutto perché le aziende in crisi a partire dal prossimo anno non avranno nemmeno più la possibilità di usare la formazione on the job, strumento che le stesse organizzazioni sindacali pensano sia invece utile per fronteggiare particolari momenti di crisi. Ma essere preoccupati per la crisi occupazionale anche i sindacalisti del settore edilizia, che hanno denunciato come a causa della diminuzione di investimenti siano drasticamente scesi anche i posti di lavoro, 4.000 gli operai licenziati solo in Molise in pochissimi anni. Questo è il motivo per il quale per lunedì prossimo è prevista la protesta dei sindacati dinanzi alla sede della prefettura, e proprio attraverso la manifestazione gli stessi chiederanno ai rappresentanti del governo un maggiore impegno nel settore occupazionale, perché la crisi e la conseguente mancanza di lavoro rischia davvero di aprire un grave solco nella società civile. È giunto al quarto incontro il ciclo di appuntamenti Fai crescere il Molise con l'agricoltura sociale. Agricoltura, inclusione sociale, servizi terapeutico-riabilitativi e alla prima infanzia sono questi i temi che verranno affrontati. L'agricoltura sociale, ha spiegato l'assessore regionale al ramo Angiolina Fusco Perrella, predilige la vendita diretta dei prodotti, sceglie sempre la filiera corta e rafforza la rete territoriale.
E andiamo adesso a Termoli. La società Edison, che detiene le piattaforme nel tratto di mare a largo della cittadina adriatica, dovrà corrispondere al comune circa 9 milioni di euro. La sentenza è arrivata dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto la stessa società dal 1999 al 2004 non aveva versato l'imposta sugli immobili nelle casse comunali. Per noi, Giovanni Cannarsa. Si tratta di una sentenza che potrebbe creare diversi precedenti a comuni che sono ancora in attesa di risolvere i propri contenziosi. La Commissione Tributaria Regionale ha condannato la Edison a pagare 9 milioni di euro al comune di Termoli per l'ICI non versata dal 99 al 2004, 5 anni in cui sono maturati anche diversi interessi che per il momento il municipio di Via Sannitica non tiene in considerazione. La Edison è proprietaria delle piattaforme petrolifere che si trovano a largo delle coste della città adriatica e sulla questione la giurisprudenza non è mai stata molto chiara. Per il comune di Termoli si è fatto carico del problema all'avvocato Ferdinando D'Amario di Asso Servizi, che ha illustrato quanto accaduto, ma intanto per la città si tratta di una vittoria importantissima. La sentenza prevede che, insomma, ci ha dato ragione e quindi prevede il pagamento da parte della Edison dell'ICI per il quinquennio 99-2004. Noi siamo obbligati ad andare avanti, salvo poi a vedere di attivare un percorso di incontro e di confronto con la Edison, perché potremmo anche in qualche modo immaginare un accordo transattivo rispetto al dovuto. Ci sono molte situazioni simili sulla costa adriatica. In altri comuni la Cassazione ha poi dato ragione alle compagnie petrolifere, ma in quel caso pare che non si siano espresse le commissioni tributarie regionali. Il comune di Termoli è pronto a notificare la cartella di pagamento e a cercare anche un possibile compromesso con la Edison, che di suo potrebbe però anche ricorrere in Cassazione. Bisogna essere cauti, ci vuole molta cautela. La somma è una somma importante, che ci consentirebbe di risolvere un po' i nostri problemi di cassa e ci consentirebbe anche di fare qualche intervento importante per la cittadinanza, però molta cautela. E torniamo a parlare di Solagrital, perché il nostro inviato è appena rientrato e ha realizzato un'intervista al sindacalista e cassa integrato Giuseppe Spina, tra i più accesi sostenitori della battaglia dei lavoratori dell'azienda avicola di Boiano. Giuseppe Formato. Giuseppe Spina, una situazione scottante e delicata attorno alla Solagrital che non si può riassumere sicuramente in pochi minuti. Quello che preoccupa i lavoratori al momento è addirittura la sopravvivenza della Solagrital. Ma non è questione di fidarsi o meno. Oggi noi abbiamo di fronte a noi un scenario abbastanza incerto. Oggi intanto Solagrital, GAM e i sindacati dovrebbero definire il passaggio del ramo d'azienda d'affitto da Solagrital GAM. Conseguenzialmente dovrebbero anche definire il passaggio stesso dei dipendenti. Ma sulla base di che cosa? Sulla base di quali criteri? Sapendo che la GAM oggi non ha le caratteristiche per essere un'azienda che possa una società che possa essere una società che possa dare una continuità lavorativa. Oggi, per cui, noi abbiamo una situazione di estrema incertezza, che non sappiamo francamente che cosa si andrà a definire e sulla base di che cosa. Resta il fatto che comunque per noi bisogna andare oramai al governo nazionale, bisogna andare a Roma, bisogna fare in modo che si attiva un tavolo regionale, con la presenza della regione, di tutti i sindacati, di tutti i soggetti interessati, perché si mette in piedi una proposta, una soluzione, un'ipotesi di soluzione per cui puoi presentarsi ai ministeri competenti e quindi farla fare proprio. Se non si fa questo, io non credo che noi possiamo uscire fuori con tutta una situazione di incertezza in cui ci troviamo. Per cui credo che oggi qui fare una trattativa in azienda con l'assenza degli interlocutori principali, che comunque resta anche l'assenza in questo momento di un cordato imprenditoriale che possano dirci come hanno intenzione di salvare questa azienda, non credo che possa essere una riunione esaustiva di tutte le problematiche aperte, proprio perché la complessità di questa situazione è talmente difficile che quattro parole non è che si può riassumere. Per cui staremo a vedere oggi il sindacato e l'azienda cosa riusciranno a fare, però una cosa è certa è che non sarà sufficiente fermarsi al tavolo aziendale. Speriamo che quanto prima si convochi questo tavolo regionale, dopodiché in quella sede si possa fare un ragionamento più completo.
sugli ammortizzatori sociali, sulle stesse prospettive future di queste aziende, su coloro che non ci rientrano più a lavorare, quindi cosiddetti esoperi, che tipo di garanzia per quanto riguarda le forme di ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Il 4 ottobre erano stati stanziati 5 milioni utili necessari per pagare gli stipendi di 5 mensilità ai lavoratori, poi però non si è saputo più nulla, che fine abbiano fatto questi soldi. No, difatti sono passati più di un mese e ancora non riusciamo a vedere questi soldi. Il verbale d'intesa che è stato sottoscritto la scorsa settimana dovrebbe, in un certo qual senso, risolvere questo problema del pagamento in spettanza. Dico dovrebbe perché allo stato attuale non abbiamo ancora questa certezza. In quel verbale d'intesa finalmente si è stato stabilito un certo tipo di percorso, dove in pratica Solarita venderebbe magazzini a GAM. GAM, con questi soldi che riceverebbe poi dalla Finmolise, pari a 2.700.000 euro, sarebbe il corrispettivo del pagamento delle spettanze arretrate ai dipendenti, che dovrebbero poter avere questi soldi, si parla tra il 19 e il 23 di questo mese. Per cui questo verbale intesa, che comunque è circoscritto solo alle date del pagamento delle spettanze, con tutte queste operazioni preliminari, è l'unico elemento di buona notizia che possiamo avere in questo momento. La riunione di oggi, d'altra parte, serve proprio per dare attuazione a quel verbale intesa, perché tra altre cose prevede proprio il percorso, il giorno 12, per il passaggio del ramo d'azienda e quindi il passaggio dei dipendenti Solarita. Se non si fa l'accordo nella giornata di oggi o nella giornata di domani, credo che tutto il percorso si intoppi, quindi non vedo come possiamo poi successivamente fare in modo che vengano rispettate le stesse date del verbale d'intesa. E torniamo a Isernia, dove dopo oltre un mese di inattività domani pomeriggio si riunirà il Consiglio Provinciale. 5 i punti all'ordine del giorno, uno fra tutti la proposta del consigliere Antonio Sorbo, che chiede all'ente di Via Berta di uscire dal consorzio industriale di Pozzilli perché costoso e improduttivo. Vediamo. Dopo un mese e mezzo torna a riunirsi il Consiglio Provinciale di Isernia nonostante la paventata soppressione della provincia. Nel corso dell'assise di domani pomeriggio gli amministratori affronteranno 5 argomenti. Le variazioni al bilancio di previsione 2012 per circa 46.000 euro e al bilancio pluriennale 2012-2014 ai capitoli in entrata e in uscita. In discussione anche la mozione sul riordino delle province a firma del consigliere Giuseppe D'Ippolito. Verrà esaminata inoltre l'interrogazione relativa alla discarica di Tufo Colonoco, che porta la firma dei consiglieri di minoranza Antonio Sorbo e di Marcello Cuzzone. E sempre dietro proposta di Sorbo, la giunta Mazzuto dovrà decidere sul futuro del consorzio industriale di Isernia Venafro. Il consigliere Sorbo chiede all'ente di Via Berta di uscire dal consorzio, considerato un inutile e costoso carrozzone che ha soltanto dissanguato le casse degli enti locali senza creare sviluppo e lavoro. Allora basta sprechi, ha ribadito l'esponente di SEL, che inoltre questo messaggio anche alle commissarie del comune di Venafro, Erminia Ocello e Giuseppina Ferri. Il comune non deve dare più soldi a quel poltronificio, ha tonato ancora Sorbo, perché ha cresciuto il deficit che a fatica è stato ripianato dai cittadini, senza peraltro ottenere niente in cambio. In buona sostanza i venafrani pagano le quote per tenere in piedi una struttura improduttiva e per far mangiare soldi pubblici a clienti e ai trombati della politica, ha concluso il cittanovista Sorbo. Non si discuterà invece del futuro dei dipendenti della provincia di Isernia, che continuano così a vivere nell'incertezza. Cosa ne sarà di loro quando l'ente di Via Berta verrà accorpata a Campobasso? Ancora non è lecito saperlo. Adesso una notizia di servizio. Le sedi INPS di Campobasso, Termoli e Larino resteranno chiuse martedì 13 e giovedì 15 novembre per le assemblee del personale indette dalle organizzazioni sindacali di categoria. E adesso il consueto appuntamento con la rubrica Occhio che uccide, tratta dal settimanale del Molise curato da Igor. Vediamo. We'll be right back.
Miracoli della giustizia amministrativa. Il Termolise, dopo aver decretato la fine dello iorismo, cosa che non era riuscita neppure a Gianfranco Vitaliano, ora è riuscito a resuscitare chi politicamente era ormai già morto. Con la sentenza che ha annullato il commissariamento del comune di Isernia, infatti, il TAR ha disposto che Ugo, il quale era demorto, si trasformasse nuovamente in Ugo De Vivo e che in tale qualità potesse amministrare il capoluogo pentro, ma non si sa fino a quando. La sentenza del TAR è istruttiva. In pratica, i consiglieri di maggioranza di centrodestra, potenza del cognome Iorio, De Vivo ha vinto senza avere i numeri in consiglio, non sono stati buoni nemmeno a dimettersi. E per questo il TAR ha emesso la sua pronuncia a voodoo. Ugo, alzati e cammina, ha sentenziato l'organo di giustizia amministrativa molisano. Le frequenti pronunce del TAR in materia elettorale ci dicono anche un'altra cosa. In primis, che la democrazia non è una roba per molisani. Abbiamo già sbagliato due elezioni regionali, una volta per colpa del centro-sinistra e una volta per colpa del centro-destra. 2 volte su 10, il 20% dei casi non è poco e forse è il caso di abolire la consultazione regionale per manifesta incapacità. Non solo, anche quando riescono a essere validamente eletti i nostri politici non sono capaci di lasciare la poltrona come nel caso di Isernia. Questo però ha a che fare con la psicologia che con il diritto amministrativo. Per chi è stato da sempre addestrato a rimanere attaccato a una poltrona, anche a costo della sua stessa vita, l'atto delle dimissioni suona anormale, abnorme, strano, quasi da fantascienza. Quindi non lo sa fare, non sa nemmeno da dove iniziare. A ogni buon conto facciamo una modesta proposta per superare questi ricorsi giudiziari che, oltretutto, costano un botto di quattrini ai cittadini e alle imprese in termini di mancata governabilità e di eventuali ripetizione delle elezioni. Alle prossime consultazioni, le liste, le proclamazioni e anche le eventuali dimissioni facciamole fare direttamente al TAR e ai loro giudici amministrativi. Si risparmia tempo e carta bollata e si sa subito chi può governare perché ha saputo compilare bene la modulistica in uso. L'ANAS ha annunciato che dal 15 novembre 2012 al 15 aprile 2013 per tutti i veicoli a motore sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali da neve. La prescrizione è estesa a quei tracciati stradali maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L'obbligo sarà indicato mediante apposita segnaletica verticale e avrà validità anche al di fuori dei periodi indicati nel caso dovessero verificarsi precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Questa era l'ultima notizia, vediamo insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Previsioni del tempo per martedì 13 novembre 2012. Nuvolosità irregolare in transito sul Molise a causa di correnti orientali nei bassi strati. Formazione di foschia a fine giornata. Temperature in lieve calo. Venti deboli nord-orientali con locali rinforzi. Mari poco mossi o localmente mossi. Vediamo ora in dettaglio le temperature. Campobasso minima 11, massima 16 gradi. Isernia minima 11, massima 16 gradi. Termoli minima 15, massima 18 gradi. Il meteo è stato offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio. Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare. Italian Gas, energia per passione. Il nostro telegiornale finisce qui, lasciamo adesso la linea ai colleghi dello sport. Grazie per averci seguito, arrivederci.